Nessun mal di pancia nella Lega, la verità a volte dà fastidio, ma correttezza vuole che ognuno faccia la sua parte fino in fondo. Nell'incontro pubblico del 29 aprile 2022, ove era presente anche il presidente Filippo Mancuso, di cui agli articoli riportati su tutti i media si è discusso di infrastrutture, tra l'altro e per quanto di interesse, è emerso che per l'alta velocità non era stata prevista nessuna risorsa nel PNRR. Non si tratta di condividere o meno, ma di una verità oggettiva sotto gli occhi di tutti. Se ci vogliono oltre 3 mesi per prendere atto di una situazione abbastanza allarmante per la Calabria, viene da sé che qualcosa non funziona, così come non funzionano tante altre cose. Finora tanti annunci, ma pochi risultati tangibili, lo afferma il commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno. I cittadini, prosegue, hanno bisogno di reali risposte e finora non sembra che ci siano state. Nessuna condivisione, ma delle decisioni unilaterali del presidente Roberto Chiuto, che ci possono anche essere, ma poi non ci si può lamentare se non vengono condivise. L'augurio era ed è, con molta tranquillità, che vi sia un'azione unitaria che possa affrontare i tantissimi problemi esistenti e che hanno portato la Calabria ad essere sempre agli ultimi posti delle classifiche nazionali ed europee e comunque possa portare ad effetti concreti per la nostra regione. Il resto, come le polemiche, sono un qualcosa che non interessano alla Lega, che guarda solo ai risultati. Il bene della Calabria è l'unico obiettivo delle azioni legislative e amministrative messe in campo dal Consiglio e dalla Giunta della Regione dall'inizio della legislatura. Tutto ciò vale ancora di più, come si evince dall'importante lavoro che si sta facendo per assicurare prospettive di futuro alla nostra comunità, se ci si riferisce all'azione politica condivisa e innovativa del Presidente della Regione. Trovo pertanto singolari, immotivate e fuori luogo le dichiarazioni critiche del commissario della Lega Saccomanno rivolte all'onorevole Roberto Chiuto. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, esponente della Lega. Saccomanno parla a titolo personale, continua e non certo a nome della Lega, che è parte integrante e protagonista di questa propositiva stagione politica regionale che tende, introducendo forti segnali di discontinuità col passato, a mettere la Calabria nelle condizioni di promuovere sviluppo sostenibile e crescita sociale. Sicuramente non a nome mio, che di quelle note stampa non condivido né la forma né la sostanza. Da circa 36 ore, sotto una canicola asfissiante, interi quartieri di Lamezia Terme sono privi di acqua potabile e la Sorical che fa? In una nota ufficiale comunica che riguardo i disagi idrici in città che i lavori di riparazione hanno subito un forte ritardo a causa della presenza di opere strutturali di proprietà di gestori di diversi altri sottoservizi proprio sull'asse della tubazione da sostituire. Il completamento dei lavori era previsto per le ore 24 del 19 luglio e posticipato presumibilmente al pomeriggio del 20 luglio, salvo ulteriori impedimenti e imprevisti che dovessero presentarsi nella prosecuzione dei lavori. Naturalmente la data non è stata rispettata e ancora non si sa quando il servizio idrico sarà ripristinato e i cittadini, quali sono stati privati anche del metano, si trovano a fronteggiare da soli una situazione di vera emergenza con temperature percepite che di giorno sfiorano i 40 gradi e di notte i 30. Lo scrive in una nota Amalia Bruni, leader dell'opposizione in consiglio regionale. La Sorical non brilla per le prestazioni dei suoi servizi, continua Bruni, tutt'altro, ma in quanto a strategia, prevenzione, è sempre stata completamente assente. E la regione che fa? L'amministrazione comunale come intende aiutare i cittadini? Certo, se non si fossero persi oltre 100 milioni di finanziamenti pubblici stanziati proprio per ricostruire le condutture idriche danneggiate, non saremmo a questo punto. Non ci possono trattare come cittadini di serie C, conclude Amalia Bruni. Almeno l'acqua e la salute le istituzioni le devono garantire, sono diritti sacrosanti. Denuncerò tutto in consiglio regionale, qualcuno dovrà rispondere.
schizza al 37,1%, il tasso di positività in Calabria martedì era al 30,44%. Nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 3.086, martedì erano stati 4.205, ma con un crollo di tamponi fatti passati dai 13.815 di martedì agli 8.338 di oggi. 6 le vittime con il totale dei decessi da inizio pandemia che sale a 2.754. In calo di 5 i ricoverati in area medica, totale 323, mentre crescono di 1 in terapia intensiva, totale 19. La quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha proposto all'unanimità Giovanni Bombardieri come procuratore capo di Reggio Calabria. Adesso la decisione dovrà essere ratificata dal plenum, che dovrà confermare la scelta fatta nel 2018, quando aveva nominato lo stesso Bombardieri alla guida della Procura Regina. La delibera del CSM era stata annullata lo scorso maggio dal Consiglio di Stato, che aveva accolto il ricorso respinto prima dal TAR del Lazio dell'ex procuratore capo di Lucera, Domenico Angelo Raffaele Seccia, attuale PG in Cassazione. I giudici amministrativi avevano disposto un ulteriore giudizio comparativo tra i due magistrati, dando ragione a Seccia, il quale lamentava la decisione fatta all'epoca dal CSM. Decisione che per il Consiglio di Stato sarebbe stata inficiata dalla sottovalutazione, era scritto nella sentenza, delle proprie esperienze di funzioni direttive inquirenti. Non la pensa così la quinta commissione del CSM, che dopo aver affidato per 4 anni la procura di Reggio Calabria a Bombardieri, lo riconferma alla guida dell'ufficio giudiziario, così come è deciso nel 2018. È stato celebrato a Reggio Calabria il 157° anniversario della costituzione del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Il tutto si è svolto nella sede della Direzione Marittima, alla presenza di autorità militari, civili e religiose locali, con la cerimonia della benedizione e deposizione di una corona d'alloro in onore ai caduti, seguita dall'alzabandiera con la consegna delle benemerenze ai militari insigniti della medaglia mauriziana. Durante la manifestazione il direttore marittimo ha letto il messaggio del comandante generale ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, che nel sottolineare che la Guardia Costiera è oggi una realtà che eccelle per efficienza e professionalità, ha voluto elogiare il personale che continua quotidianamente a indirizzare il proprio impegno nella giusta rotta. Ringraziare tutte le autorità che oggi sono qui intervenute. Il bilancio, al di là dei freddi numeri, mi preme sottolineare come la Guardia Costiera, come la Direzione Marittima della Calabria abbia lavorato in sinergia con tutte le forze di polizia, con tutte le questure della Calabria e cito in particolare quella di Reggio Calabria con il questore Megale, per le attività che abbiamo fatto con la polizia, che abbiamo svolto con la polizia stradale per quanto riguarda il trasporto illecito di esemplari, specie di tonno rosso. Cito l'attività fatta da Rohan, con Rohan della Guardia di Finanza in mare, a tutela dei migranti e anche per law enforcement, e infine l'attività fatta, e non la dimentico, l'arma dei carabinieri nel settore ambientale, e quindi un ringraziamento al generale Salzano. Questo è stato possibile sotto la guida delle procure della Repubblica e con il coordinamento importante, preziosissimo, di tutte le prefetture della regione e del prefetto ovviamente Mariani, che qui ringrazio per il sostegno dato all'importante comando di Roccella Ionica, dove anche ieri ha dato dimostrazione di vicinanza e disponibilità nei confronti della Guardia Costiera. Questa mattina sono state anche consegnate le medaglie mauriziane. Sì, sono la ricompensa per il personale militare che ha svolto in questi loro anni un'attività continua a servizio della collettività, a servizio del Paese. In fondo fare servizio significa essere dedicare la propria esistenza, la propria vita agli altri, alle persone. Vedete, alle persone l'elemento umano è la risorsa più importante insieme ai mezzi. Alle spalle vostre c'erano i nostri mezzi, ma la risorsa più importante è il personale. Cioè il corpo fa un servizio non soltanto nei confronti delle persone che salviamo. In tutto il 2021 la Guardia Costiera ha salvato oltre 22.000 persone e 7.000 sono state assistite nella Direzione Marittima di Reggio Calabria. Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del Magna Grecia Film Festival è intervenuta anche la vicepresidente nazionale, nonché presidente della sezione provinciale di Catanzaro della Lega Italiana per la lotta ai tumori, Concetta Stanizzi, che ha lanciato un messaggio forte e deciso per incentivare la prevenzione. Infatti, durante l'edizione alle porte del Magna Grecia Film Festival,
La LILT avvierà diverse iniziative in questa direzione. Dottoressa Stanizzi, 100 anni della LILT con una serie di iniziative. Sì, la LILT innanzitutto, appunto, che è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, è un ente pubblico su base associativa che opera su tutto il territorio nazionale attraverso le 106 sezioni, no, d'Italia, quindi ogni provincia d'Italia ha un ambulatorio con cui insomma, promuove l'importanza della prevenzione oncologica. Quest'anno però la LILT, ente pubblico su base associativa, lo ripeto, vigilato dal Ministero della Salute, compie un secolo di attività, un'attività profuso per promuovere l'importanza della prevenzione oncologica. E quest'anno l'invito di Gianvito Casonde ci è sembrato quasi una cosa speciale, non solo per il secolo di attività che festeggiamo, ma anche perché riteniamo che questa sia un'occasione per veicolare meglio il messaggio e l'importanza della prevenzione oncologica, perché prevenire significa arrivare prima, prevenire significa giocare di anticipo e si sa, ancora di cancro si muore. Se si interviene prima, tutto viene ridimensionato, tutto può essere curato, tutto può essere guarito. Quali sono i dati in Calabria? E beh, sulla prevenzione è un dato che siamo il fanalino di coda per quanto riguarda gli screening e l'EA. E la LILT, penso di poterlo confermare, sta dando una grande mano alla sanità pubblica, a volte forse poco apprezzata, ma io spero di poter presto avere un incontro con il governatore e cercare di ripianificare l'importanza della prevenzione oncologica in Calabria. Nel giro di poche ore la regina ha ufficializzato 5 operazioni in entrata. Dopo gli arrivi di Lombardi, Colombi e Di Stefano ufficializzati nella giornata di martedì, è arrivata la notizia del trasferimento a titolo definitivo dal Pordenone del calciatore Michele Camporese, difensore ex del Cosenza. Il calciatore classe 92 si trasferisce in riva allo Stretto firmando un contratto su base triennale. Ma non è tutto, in quanto nella giornata di mercoledì la regina ha ufficializzato anche l'accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Joel Obi, centrocampista classe 91, che firma con gli Amaranto un contratto biennale. Il Crotone ha iniziato da qualche giorno il ritiro precampionato, come sempre a Trepidò. Dopo alcuni giorni di raduno a Crotone tra test e allenamenti, ora si inizia a fare sul serio, come afferma Augustus Carbò, che cerca il rilancio in questa stagione come tutti i rossoblù. Stiamo lavorando molto bene, si respira una buona aria, ha detto l'estroso attaccante. Si sta creando un bel gruppo, giovane, speriamo vincente. La voglia di riscatto è tanta dopo la delusione dello scorso anno. Sì, si riparte. Io sono un giocatore del Crotone, ho ancora 2 anni di contratto, quindi darò sempre il massimo per la squadra, per l'immediato ritorno in Serie B. Abbiamo appena iniziato, dalle indicazioni che dà per adesso penso che di fare l'esterno. Bella, bella, un gruppo giovani, si sta creando un gruppo vincente. La voglia è tanta della delusione dell'anno scorso e speriamo di riportare Crotone dove merita. Sì, certo, è sempre un motivo di orgoglio, come hai detto, no? Perché sia per me che per la famiglia è una cosa importante, è sempre stato il mio sogno per rappresentare il mio paese. E in più il gol davanti alla mia famiglia, a mia mamma che mi ha guardato per la prima volta, è stato veramente bello, è un motivo di orgoglio.